Certo, come... Vabbè, noi iniziamo e partono le tempeste, ma si può. E un saluto da Darko e... Eclo! Ciao a tutti, ciao ragazzi! Ragazzi! E rieccoci di nuovo su... Jurassic Park! Operation Genesis. Certo, come... Vabbè, noi iniziamo e partono le tempeste, ma si può. Ma va bene, va bene! Non mica tanto. Però io vorrei dire una cosa. Volevo ringraziare tutte quelle persone che... Cos'è successo qua? Fermi! Che cazzo! No! Ci sono delle persone dentro il parco! Ma perché? Dentro la gabbia di chi quali? C'è lì? È caduto il coso, la tempesta! La tempesta ha fatto cadere il gonfiabile! Oh mio Dio! Ma chi c'è qua dentro? I Velox, ma sono morti i Velox, da quello che so. Allora apri le gabbie! No, aspetta, forse c'è un metodo per salvarli. Salva. Oh my god! Questo oh my god! Non me l'aspettavo. Quando c'è la tempesta dobbiamo spegnerlo il gonfiabile. Che no! Ne abbiamo perso uno, dove è finito? Eccolo là. Oddio, sembrano capre. Meno male che sono finiti nella gabbia. Meno male che non guarda avevamo... come lo salvo, guarda! Guarda! Meno male che non avevamo avete visto! Vai, salvali tutti. Che sto sì, ma cosa... Io adesso andati voglio hai vedere... fatto salva anche l'altro. Sì, ho salvato tutti. Io ne ho contati tre, poi non lo so. Guarda, erano solo di tre su quel gonfiabile. Urgente! Una delle mongolfiere dei turisti è precipitata. Io spero che non abbiamo avuto morti. Cosa no. dobbiamo fare? Oh vabbè, mio Dio, sono sconvolto. Vabbè. Allora, okay. Prima di tutto direi di iniziare a fare qui. Aspetta, inizia a fare in quella gabbia lì un po' di velociraptor e poi vediamo. Messaggio perché. Allora, ragazzi. Perché? Allora ragazzi, volevo ringraziare tutti quanti, tutte quelle persone che gli sta piacendo questa serie tantissimo, perché è bellissimo vedere tante persone che ci scrivono così tanto, ci dicono sì, ci sta dando un sacco di soddisfazione. Non pensavamo, perché alla fine non pensavamo potesse piacere così tanto questo gioco, anche se io vi capisco, perché a me piace un macello, è troppo divertente da fare. E volevo anche ringraziare la nostra bellissima mascotte del Dino Dog, che Aldo ha notato che in alcune miniature non c'è. In verità, ti diremo Aldo, in verità non è che l'abbiamo dimenticato, è che ogni tanto la mettavamo, ogni tanto no, perché non pensavamo che qualcuno ci facesse più di tanto caso. Era diventata così tanto famosa come mascotte. Invece adesso ti diremo che non la dimenticheremo mai e la metteremo in tutte le miniature e anche insieme a noi, perché ci sta. Ci sta bene, sì, gli hai anche dato il nome Dino Dog, quindi basta, sarà battezzato con Dino Dog. Esatto. C'ha un nome adesso. Ok, bene. Altra comunicazione, volevamo fare continuare il nostro Fight Club con i combattimenti che ci avete suggerito. Esatto. Iniziamo a Mattia ci aveva detto di fare 5-12 velociraptor contro un T-Rex. Sì. Visto che ci mettiamo un po' a fare questi velociraptor, intanto sono volevo dire 10, adesso abbiamo arrivati a 10 e poi ne facciamo altri. Sono 12? Non è che si litigano fra di loro, visto che sono così tanti. Vabbè, noi tu tieni la schermata qua che intanto vediamo. Sì, infatti, che sono davvero tanti, eh. Poi appena quasi sono tutti pronti spegnerò i dispenser, perché se no mi muoiono prima del previsto. Messaggio infatti. Dal dottor Grant. E volevamo anche dire un'altra cosa. The Danger ci aveva anche chiesto di fare l'anchiosauro con il T-Rex. Esatto. Come gli è già stato risposto da Aldo, l'anchiosauro appunto non lo abbiamo, però stiamo cercando di ottenerlo. Purtroppo, fai vedere gli scavi. Adesso, allora, gli scavi, come ben sappiamo, purtroppo l'anchiosauro era nello scavo, era in quello scavo lì che sta facendo vedere Darko, che purtroppo non avevamo sbloccato, perché in quel periodo nessun iscritto ci diceva sbloccate qui, sbloccate qua, sbloccate là, e allora abbiamo sbloccato quelli che piacevano a noi maggiormente. Esatto. E adesso stiamo cercando di vedere qua quando si aggiorna il mercato dei fossili, se ci capita. Quindi The Danger, non ti preoccupare, nel senso che cercheremo sempre di controllare il mercato dei fossili per riuscire a ottenerlo e fare il combattimento con il T-Rex. Esatto. Ok, qui tra poco ha finito e poi ne facciamo gli ultimi due e poi ci infiliamo dentro il T-Rex. Sì, così Mattia vedrà questo combattimento mega galattico, che secondo me litigano tra di loro.
Non lo so come se la cosa farà. Sicuramente il T-Rex andrà ad attaccarne qualcuno, se lo mangia. Quello è poco, sicuramente, ma sicuro. Sicuramente sì. Pensiamo già a spegnerlo questo. Vai, spegniamo, che tanto ci manca ben poco. Esatto. Perché comunque noi stiamo ancora, per assurdo, stiamo ancora cercando di ottenere le 5 stelle. Esatto. Non sì, so. Poco! Ci manca quel fottuto poco. Quel mezzo, quella mezza stellina, quella punta di stella. Esatto. E magari ce la faremo. Boh. Abbiamo un po' risalito perché, grazie ai combattimenti, eh? Dici? Sì. Secondo te alla gente gli piacciono? Cioè, nel senso, agli iscritti sì. Piace, a noi piace, ma chissà. Quindi se anche quelli del parco. Chissà se anche quelli del parco anche piace. Del gioco. Ultimamente stiamo vedendo un po' di cosa si lamentano le persone in questo parco. E l'unica cosa di cui si lamentano è che c'è troppa gente. Cioè, chi è morto? Lo malocepale. È morto normalmente, sì, caso naturale. Caso naturale. Oh, non dobbiamo allora niente di divertente, insomma. Ancora, ne sono morti altri. Già comunque, ragazzi, per chi non ha visto la scorsa puntata, se la vada a vedere, perché è stata epica. Cioè, vedrete il Brachiosauro contro lo Spino. È sconvolgente come va a finire. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Guarda. Ve lo giuro. È una cosa assurda. Cioè, praticamente, non voglio farvi spoiler, ma lo Spinosauro ha fatto, no, il Bracchio ha fatto pressione mentale sullo Spino. Ha il potere della mente. Cioè, questo dimostra che a volte questi cosi qui hanno poteri assurdi. L'intelligenza può fare tutto. Quindi direi che mi sa che qua è fatto, quindi prendiamo il T-Rex. Ok, procediamo col T-Rex. Andiamo, nuovo di pacca. Già i Velociraptor cosa stanno facendo lì tra di loro? Boh, se la girano, non stanno facendo niente di perché comunque adesso potrebbero attaccarsi anche tra di loro. Sì, troppo numerosi, se sono poi in spazi stretti. Allora, secondo me comunque iniziamo a fare scommesse. Ma come stanno tutti? Tutti tranquilli, tutti dai. In fila. Voglio vedere come saranno tranquilli tra poco. Scommesse, io scommetto che vince il T-Rex. Io scommetto che questo qua è il primo a morire. No, guarda, sì, forse sì, guardalo. Sono due, guarda, questo è questo qui. Sì, sì, però, sì. Però non li prenderà molto facilmente. Il cavolo, okay, li ha presi esatto. Molto facilmente. Combatteranno? Però non è realistico, non è giusto. Cioè, nel film hanno fatto vedere che tre Velociraptor sono riusciti a ucciderlo. Infatti. Però erano Velociraptor molto intelligenti quelli. Questi mi sa che i nostri non sono intelligenti. E non erano però forse non era contro il T-Rex, erano contro quel dinosauro nuovo che era l'incrocio tra un T-Rex e un Velociraptor. Sì, col robo là. Non mi ricordo il nome, onestamente. Dovrei andare a rivedere la scena finale. Va che se ne prende un altro. Sì, ma è un massacro di vero. Ragazzi, ma a voi che piace Jurassic Park, vi piacciono anche i film di Jurassic Park? Ma penso proprio di sì, no? Messaggio dal dottor. Perché io quando avevamo iniziato questa serie me li ero rivisti tutti, ma me li riguarderei ancora perché direi di sì. Poi c'ho una memoria, non ricordo niente. Guardi, io guarda, in mezzo a tutti. Fate nel branchio. Ma come scappano? Sembra la loro mamma. Dai, fate qualcosa, no? Siete adesso non siete più. Ma come 12, ci guarda? Siete in 11, potete farcela. Potete farcela, dai, se lo attaccate tutti insieme con la una strategia. Lo addosso. Vediamo, perché mi sa che ci vorrà più del tempo, perché mi sa finché non stanno nelle condizioni estreme o fanno come lo Spino. Cos'ha? Panico. Questo sicuramente avrà panico. E invece lui cosa fa? Lui cos'ha? Nomade, tranquillo. Nomade, a lui non gliene frega niente. Lui li vede come le pecore da lì, le li vede come delle pecore. Esatto. Finché non ha fame non se li andrà a filare. Che stai facendo in acqua? E si fa un bagnetto rinfrescante, Darko. Ma loro sono lì tranquilli, attaccatelo, dai. Poi difendete il vostro territorio. Poi non lo so, io se fossi in panico non gli andrei proprio sotto il sedere, no? Me ne starei lontano. No, loro loro gli vanno dietro. Beh, intanto guardiamo anche un po' il mercato dei fossili. Esatto, intanto non dimentichiamoci. Niente, non è ancora aggiornato. Ok. Vediamo se riusciamo a farvi fare l'anchilosauro in questo video. Intanto che vediamo il nostro T-Rex che se ne sta tranquillo. Sembrano delle sereno. Formichine. Tutti sulla difensiva. Che poi li ha raggruppati. Tranne questo che c'ha fame. Quello ha fame, quindi magari quello vorrà andarlo ad attaccare. Mi sa di sì. Guarda che adesso vuole attaccare. Sono felici. No, aspetta. Messaggio dal dottor Green. Questo c'ha qualcosa.
Cosa? Perché aveva? Caccia, caccia, ma non c'è niente. Caccia. Deve cacciare il T-Rex. Hanno sete anche. C'era uno che però stava bene di Velociraptor. Sì, perché era lontano dal anche T-Rex. Anche quello è felicissimo. E questo è il T-Rex. No, quello a sinistra. È un visitatore che... Ah, certo, allora lui sì che è felice. Ecco. Allora, vediamo un po'. Velo. Tiro, messaggio spilo, dal dottor Green. Spino, velo. Spino, velo. Ambra. E niente, dobbiamo prendere... Io sto acquistando le ambre che di solito hanno dentro il DNA e quindi si spera. Ci stanno costando una macella. Infatti abbiamo quasi finito i soldi per prendere ste cavolo di ambre. Cacchiarolla, le ambre costano tanto, eh. Tanto sì. Non è che però non avendo sbloccato lo scavo non c'è possibilità proprio di zero. Diteci se si può in un modo o nell'altro prendere. Secondo voi, se magari qualcuno di voi è un po' più pratico, c'è possibilità che comprando le ambre possa capitarci l'anchiosauro? C'è la fortuna di... Cos'è qua? Vabbè, niente. Un visitatore felice. Qui abbiamo trovato il DNA del Velociraptor che è e ora è completata. Quindi ora i nostri Velociraptor ci durano adesso un'eternità. Infatti ora avranno tempo per stare lì a girargli intorno. Purtroppo mi sa che però i Velox non attaccheranno mai il T-Rex. No, mi sa che troppo lui grosso. Lui semplicemente se li mangerà tutti uno per uno. C'ha la scorta di cibo per millenni. Esatto. Qui. Guarda come vanno in fila, però. Le formichine sono. Messaggio sono delle formiche. Non me ne frega, so che stanno morendo quegli erbivori, adesso li cambiamo. Dottor, io direi che finché qua non succede nulla e si abbiamo comportano... Abbiamo trovato l'altro del DNA del spinosauro, niente. Finché si comportano... Lotta fra dinosauri. O allora, o si attaccano fra di loro o vanno... Vediamo, vediamo. Si attaccano fra di loro, no, ma dai! Eh sì, per il cibo. Quello per il cibo. Quindi niente, si attaccano tra di loro. Mi sa che non andranno mai contro il T-Rex. Piuttosto combattono tra di loro. Per nutrirsi mi sa che piuttosto si ammazzano fra di loro, sì. Però anche il T-Rex sta combinando qualcosa là, Si sta grattando il culo sull'albero. Ah, sì. No, sarà andato di nuovo a caccia? No, non mi dà niente. Ah, ok, sì, è a caccia. Buon appetito. Quale sceglierà? Ne ha troppi da scegliere. Però c'è la difficoltà anche nel catturarli. Ma non ho capito se ne ha scelto uno. Ma io non so cosa sta facendo. Ha bevuto forse? Sì, ha bevuto. Sì. Infatti aveva messaggio sete, dalla sì, dottoressa sì. Settler. Qui invece cosa fanno? Allora, uno è stato ucciso da loro, fra di loro. Quindi sono rimasti in 10. L'Hunger Game dei Velociraptor. Sì, secondo me se mettiamo tipo 30 Velociraptor insieme si ammazzano tra di loro. Sì, senza dispenser sì. Bah, secondo me anche col dispenser, guarda. Cosa, si mangia le carcasse? Ma dai, si mangia quello no, morto. No, neanche va più a casa. Neanche lo sbattimento di andare... Guarda i brachiosauri che si vedono da qua. Sì, sì, si vede anche la macchinina. Ma quanta bella roba. Adesso dobbiamo anche ripopolare messaggio un po' di là. Allora, mentre qua rimane tutta uguale la situazione, io direi di procedere con un altro combattimento che ci ha consigliato Aldo. Cioè, visto che non possiamo... Aldo ci dice, visto che non potete fare quello con l'anchiosauro, perché non ce l'avete ancora, potreste fare il Velociraptor con il Ceratosauro, che hanno esatto. Presa poco la stessa dimensione e quindi è un po' paritario. Quindi abbiamo detto Ceratosauro contro Velox. Allora, dov'è il nostro cerume? Ceratosauro contro Velox. Secondo me vince il Ceratosauro, però lotta tra dinosauri. Sì, ma penso che sia sempre la solita roba. Dove sono? Qua. Ah, eccolo. Sono sempre fra di loro che si uccidono. Bene, allora l'anchilosauro è pronto e sono facciamo il Velox. Tu sia qui. Velox, tiragli via la cosa per mangiare. Oh, certo. Adesso glielo tolgo. Blocca. No. Sì, poi mucca, ci ricordiamo di riaprirle. Sì, sì, perché sennò ci muoiono. Quando riprendiamo a giocare facciamo un check out, sì, un check-in di tutto il parco. Allora, il Velox deve essere già, è già qua, sono già qua tutti e due. Ok, vediamo. Dov'è il Velox? Allora, il Velox è qui. Eccolo. Adesso si dovranno contendere una mucca e vediamo. Forse un animale tenerlo da mangiare viene, perché sennò poi si devono litigare il cibo, no? Messaggio dalla dottoressa Settler. Infatti il mamma Velox mia, è già come è stato cattivo. Ma se si è ribaltato anche. Sì, sì, per buttare la terra si ribaltano tutte e due. E boh, lo lascio lì. Però non mi sembra che l'abbia però mangiata. No, però sono tre. Ma che problemi c'ha? È andato a uccidere la mucca così.
Oh, si sono tolti in un attimo di follia. Nel panico, dove sono? Vabbè, meglio, vuol dire che è un velociraptor bello aggressivo. Dai. Ci darà un po' di suspense. Allora, ragazzi, si sono lì vicini. Ma non mi sembra molto che... Sembra quasi che non si vedono neanche. Che vivono d'amore d'accordo. Perché comunque sapevo che ci sono dei... Messaggio dalla dottoressa Settler. Carnivori che possono comunque vivere tranquillamente insieme. Sì, sì. Sì, arriveranno forse a combattersi quando proprio avranno fame, non ci avranno più cibo. Quello sicuramente. Ma per adesso ci vorrà ancora un bel po'. Ok, ragazzi. Okay. È rimasto solo il T-Rex. Il T-Rex vinto sonnolente, ha vinto lui. In pochissimo tempo se li è pappati tutti. Pappati, molti sono morti da soli, tra di loro. Tra di loro anche. Infatti adesso ne segnerà che è rimasto uno solo, che sono quello che c'è di qua. Che adesso andrà a bere perché c'è l'ondata di calore. Quindi adesso rimaniamo un attimo a vedere il Ceratosauro contro il Velociraptor. Se faranno qualcosa. Se faranno qualcosa una volta che arriveranno ad aver fame, perché per adesso non... Per queste ore di attesa non hanno fatto niente. Messaggio dal dottor Grant. Poi lo sapete, no? Abbiamo i nostri dinosauri hanno molti problemi seri. Cioè io metterei un brachiosauro qua dentro, tipo. Tu vedrei che tutti quanti si ammazzano a vicenda. I brachios muovono delle cose strane nel cervello dei dinosauri. Carnivori. Sì, carnivori, sennò a quest'ora non avevamo neanche più erbivori. Oh, sono a caccia, forse si attaccano. Oddio, si attaccano. Dai, che combattono. Chi ha vinto? Oh mamma, il ceratosauro l'ha attaccato. Il velox è e poi muore. Scappano. Scappano, però. Oddio, non riesco a tirare sulla visuale. Devo mettere un posto con meno però bianco. Però mi sa che. Guarda che va. Ceratosauro. Non muovere la telecamera così veloce, che sennò non si capisce niente. Niente. Messaggio dalla dottoressa. Ha vinto il ceratosauro. Ha vinto il ceratosauro anche di brutto. Ma non è giusto. Ma nel film i velociraptor erano super mega forti. Questo qui, a meno i nostri. In questo gioco sono delle cacchette. Vabbè. Io metterei un velociraptor insieme agli erbivori per vedere cosa fa. Secondo me manco con un erbivore. No, beh, quello si fa a parte di quelli giganti. Allora, provate a proporci qualche abbinamento tra i velociraptor e qualche erbivoro. Che forse, beh, non erbivori piccoli, perché sennò si vede, perché come con le mucche o con le pecore sicuramente se le mangia. Quindi ragazzi, aspettiamo di sentire altri vostri consigli su quale altri dinosauri mettere uno contro l'altro. Infatti, questo i nostri dinosauri stanno andando bene, devo dire. Sono tranquilli, hanno il loro spazio gigante. Devo dire che sta andando molto bene. Sì. Allora, prima di chiudere, voglio vedere un attimo qua. Messaggio se dal dottor Grant. Hanno aggiornato? Non hanno aggiornato niente. Quindi, noi piano piano proviamo sempre a vedere se ci può capitare l'anchiosauro. Sì. Abbi fede, The Danger. Prima o poi arriverà, spero. Comunque, direi che per oggi è tutto. Abbiamo visto un po' i 12 velox, che se la sono vista brutta con il nostro T-Rex. Molto brutto. Abbiamo visto il velox contro il ceratosauro, che ha vinto il ceratosauro. E che dire? Se questo video vi è piaciuto, potete iscrivervi, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. Potete trovarci sui nostri social network che abbiamo, che sono Facebook e Instagram. E da poco abbiamo iniziato anche ad usare Discord, dove possiamo farci delle belle chiacchierate, per passare tempo insieme, per consigli, non consigli, per sentirci. Anche per sapere quali serie vi piacciono di più, perché come vedete stiamo facendo tantissimo Jurassic Park, perché ce la state richiedendo davvero tanto. Quindi diciamo, riuscite anche a rimanere più aggiornati con noi. Quindi, da Dark Clue è tutto. E dal dinosauro! E dal Dino Dog è tutto. Ad un prossimo video! Ciao! Ciao ciao!